Il paradiso delle signore, trame al febbraio, Sant'Erasmo ha problemi con Stefania. Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana, Il paradiso delle signore. Incentrata sulla vita lavorativa e familiare dei dipendenti di un immaginario grande magazzino lombardo. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 30 gennaio al 3 febbraio 2023. Tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 16:05. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul ritorno di Marco al paradiso. Sul difficile rapporto fra quest'ultimo e Tancredi, sulle accuse di Salvatore a Francesco. Sulla curiosità di Ludovica per la storia fra Adelaide e Marcello e sull'arrivo di Sandra Milo in negozio. Le anticipazioni del Paradiso delle Signore ci segnalano che la famiglia Colombo si soffermerà a commentare il ritorno anticipato di Marco a Milano. Sant'Erasmo si recherà al Paradiso dove tutti i dipendenti lo sommergeranno di domande su lui e Stefania. Poco dopo, Marco si renderà conto che Tancredi si comporta in maniera differente dal solito e continuerà a diffidare di lui. Vittorio appoggerà i suoi dubbi e Matilde lo accuserà di mettere zizzania all'interno della sua famiglia. Per sistemare la situazione, la donna chiederà a Tancredi di fare un passo in avanti verso Marco allo scopo di riappacificarsi con lui. Gemma noterà il nervosismo di Marco iniziando a chiedersi se i suoi malesseri siano dovuti solo ai suoi problemi familiari. Matilde inizierà ad intuire che dietro il nervosismo di Marco possano esserci dei dissapori con Stefania. Nel frattempo, Vittorio riuscirà a convincerlo a fare un passo in avanti verso Tancredi. Quest'ultimo lo verrà a sapere e si arrabbierà con il Conti, accusandolo di intromettersi troppo negli affari di famiglia. Più tardi, l'uomo, insieme ad Umberto, riusciranno a far partire i lavori di ristrutturazione di Palazzo Andreani. Marcello e Adelaide si rivedranno dopo la notte di passione condivisa e decideranno come comportarsi in futuro. Salvo troverà alcuni buzzetti in caffetteria che poi spariranno nel nulla. Più tardi, il giovane ritroverà i disegni a Casarizzo nella borsa di Francesco. A quel punto, Salvatore accuserà il ragazzo di averli rubati. Armando e Marcello tenteranno di convincerlo che il giovane è innocente. Più tardi, il mistero dei buzzetti verrà svelato e Salvatore sarà costretto a scusarsi con Francesco. Adelaide e Marcello ignoreranno i pettegolezzi sulla loro presunta storia d'amore. Mentre Ludovica accetterà di diventare vicepresidentessa del circolo, Torre Bruna cercherà di indagare sulla storia fra Adelaide e Marcello per saperne di più. Ludovica non ne sarà felice anche se vorrebbe sapere quale sia la natura del loro rapporto. Al Paradiso, le Veneri accoglieranno Sandra Milo, assunta per essere la testimonial dei collanti in licra. Irene noterà l'interesse di Alfredo per la diva e ne sarà molto gelosa. Umberto continuerà a portare avanti i suoi piani su Palazzo Andreani senza rivelarli a Flora. Adelaide proporrà a Marcello di diventare un socio del circolo. Gemma parteciperà ad una cena in onore di Marco e si riavvicinerà a lui. Tanto da rimanere a parlare con l'ex fino a tarda notte.